eccoli qua, sì. Benvenuti ai bambini di prima che cominciano la loro avventura scolastica, benvenuti e bentornati a tutti gli altri. Permettetemi di dire una cosa, noi siamo qui in questo momento così sereno, anche atteso, perché ormai lo aspettavamo da tempo. Permettetemi di rivolgere un pensiero ai bambini e agli insegnanti che sono meno fortunati di noi, che oggi iniziano le loro attività scolastiche, ma non hanno più la loro scuola, perché è stata distrutta dal terremoto. Quindi diamo un augurio di buon anno anche a loro, a noi, ma anche a loro. Va bene? Io direi che si possa procedere con il taglio del nastro. Voi lo sapete che cosa serve questo? Cosa serve? Ecco, serve perché altrimenti non si può entrare a scuola, è vero? Guardate, ci sono i colori della bandiera italiana. Sindaco, perché questa è una grande festa, oggi si inizia il nuovo anno scolastico, d'accordo? Allora adesso io vi do le forbici, facciamo la foto e vi tagliamo. Insieme però. Però di forbici ne abbiamo un paio, Va bene? Lo taglio io. Lo taglio io che sono grande. Allora. Ah sì? Sei brava? E lei non è brava. Lei non è brava. Lei non è brava con me. Ma allora facciamo una cosa. Attenzione, tutti vicino alla Giulia,
Aspettate che faccio la foto, eh? Tutti insieme. Ecco qua. Allora, noi diciamo tre, tutti, eh? Al tre, zacchete. Va bene? Attenzione, eh? Uno. Perché per loro è veramente il primo giorno di scuola, di tutta la scuola obbligatoria, e poi li accompagnerete in classe, d'accordo? I genitori di prima possono accompagnare in classe i bambini, gli altri... Sì. Thank you.
Eccoci. Quest'anno iniziamo così, con una sola insegnante. Siamo arrivati alla maestra unica. Sì, solo tu? Solo io. Tutto? Sì. No, dopo vengo. Sì, si spera, però dopo non so quando è. Perché sono ancora da mettere. Adesso c'è primo, secondo, terzo. Sì. Sì. E non manca nessuno, vero ragazzi? No. Perché io voi non vi conosco, però dal numero che dai che ci siete tutti. Buongiorno. Mentre gli altri li conosco e li vedo tutti, tranne Tommaso che ci ha lasciato perché è nato in città. Sta piangendo, mi ha chiamato adesso, sta piangendo. C'ha una scuola brutta, brutto insegnante, brutti amici, brutto paese. E qua è il mio letto. Andiamo a vedere cosa c'è. Va bene, con calma, buongiorno. Va bene, dai, dai, sono. Il signor sì. Buongiorno, si alza, buongiorno. Sì. Maestra bellissima, sarà brava, non si ammala neanche, ci sarà sempre e diventerete molto bravo. È la mia intenzione, non ammalarmi. Io mi ammalo sempre. Non si ammala mai. Vero? Solo che sono così. E chi lo può fare? Pasante? No, pesante e aspettabile convocazione del proiettore. Dove hai segnato? Io sono sempre stata senza, ci sono la moglie di Mattia, quelli bianco. Quanti c'è? Io sono vecchissimo, 61. Mia mamma credo sia tanto. E sei tua mamma, tua nonna? Nonno. Tua nonna? Giorgia, no. Lo stiamo parlando qui, eh? Ok, io vengo da Moldavia. Il primo giorno di scuola viene vissuto con apprensione anche da parte del sindaco, oltre ai bambini che fanno la prima elementare, che quest'anno a Berceto sono in 11. Noi abbiamo le elementari a Berceto e Ghiare, sono venute in tutti e due i plessi scolastici, che abbiamo cercato di sistemare al meglio durante l'estate. A Ghiare sono stati rifatti i tetti delle scuole, a Berceto si è iniziata la tinteggiatura grazie a un programma con i profughi, finito Berceto tinteggeremo anche una parte di Ghiare, perché ho piacere, per quello che mi è possibile, che le scuole siano belle per gli studenti e credo che questo sia il compito della comunità, di far vivere i propri bambini nel bello, nell'ordinato, perché per insegnargli che la bellezza è una cosa importante. Oltre al bello è ovvio che devono essere le cose sicure, abbiamo visto proprio in questi giorni il terremoto nel centro Italia, le nostre scuole in base alle normative erano a posto, credo che invece sia necessario fare un ulteriore sopralluogo e lo faremo fare l'ingegner Fochi che si è messo a disposizione gratuitamente, che è un esperto, cerchiamo di capire che interventi si debbono fare e se si debbono fare speriamo soprattutto di ottenere finanziamenti, perché come tutta la comunità sa la cosa più importante nei confronti dei bambini è farli vivere nella bellezza ma anche in sicurezza.